amareggiato o arrabbiato con la tua squadra? Ma non ho nessun di questo sentimento, sono consapevole delle difficoltà che abbiamo e se vengo qui dico mi dispiace perché è stato espulso uno, infortunati due, si farebbero sempre le stesse interviste, a cercare il perché e per come di una sconfitta. Io credo che abbiamo fatto, finché si è rimasto 11 contro 10, ma più che 11 contro 11, ma più dell'espulsione, io parlerei dell'infortunio di Spoggia, che secondo me ha cambiato qualcosa. Sono le due situazioni che hanno inciso poi. Sì, però io credo che avere un giocatore come Spoggia in campo, per la personalità, per l'uomo che è, anche se fossimo rimasti in un uomo in meno, sicuramente qualcosina, quello sull'aspetto della personalità, dello stare insieme, ci avrebbe garantito, però ha vinto il Frosinone, ha vinto una squadra che in casa sappiamo che gioca davanti a un pubblico caldo, fa dell'aggressività la sua arma migliore, ma devo dire che l'ultimo tempo se ho visto la squadra che ha cacciato in porta sono stati noi, credo che Zappino, se vuoi vedere le cronache, ha parlato molto più che la mia. Beh, guardate, no. Tutte queste occasioni io personalmente io farò il tirare in porta, ma non credo perché dica che sono l'occasione del primo tempo. No, ma è stata una partita che secondo me se restavamo con giusto equilibrio poteva finire anche con un pareggio, però non mi va di parlare di sta roba qui. Ha vinto il Frosinone, complimenti. Il Catania sicuramente non può essere, parliamo di blasone della città, della Serie A, non può essere sicuramente questo, però un po' tutti noi dobbiamo fare un passo indietro, noi che siamo sul campo, dirigenti, tifosi no, perché penso che più semplici fanno vorrebbero sempre vedere un qualcosa in più dalla mia squadra, io lo capisco, ho fatto un viaggio fin qua, quel gruppo che era dietro la porta a sostenerci e il pensiero deve andare a loro, ma non per fianeria, ma proprio perché loro si aspettano un Catania completamente diverso, ci aspettiamo un po' tutti, però dobbiamo fare conto con quello che abbiamo. In questo momento noi abbiamo grandissime difficoltà come numero di giocatori, come infortuni, come squalifiche, dobbiamo prenderne atto, però allo stesso tempo bisogna andare avanti, bisogna avere 11 giocatori in campo come domenica, in questo momento non so chi potrebbe esserci, aspettiamo martedì. Sì, diciamo che è una costante avere Calaioli da solo, però purtroppo ho potuto cambiare poco per il mio modo di vedere il calcio, per non togliere quegli equilibri che in questo momento potrebbero dare già un po' di più questa squadra. Sono sempre abituato a giocare con un centrocampo a tre, sicuramente dentro l'area di rigore ci arriviamo poco. Se voi avete visto, parliamo un po' di calcio, dai. Anche nel secondo tempo siamo rimasti in 10, abbiamo avuto 3-4 ripartenze dove siamo andati sempre con due giocatori, mai con un numero maggiore di giocatori. E questo vuol dire che c'è paura, c'è una condizione un po' particolare, forse mentale, forse fisica, io non lo so. Però purtroppo io vedo queste cose, queste manchevolezze che ci influiscono questo risultato. Però qualche altro giocatore, però per fare questo bisogna di lavoro. Abbiamo fatto una settimana, tre parti di una settimana la settimana scorsa, abbiamo lavorato con quelli che avevamo settimana, squalificati e infortunati, un numero esiguo, però io sono sempre un fiducioso e penso sempre che ad abbassare nottata passerà questo periodo, l'unica cosa che chiedo ai nostri tifosi è di avere pazienza, anche se so che è difficile. Però, ma non pazienza di aspettare un risultato, pazienza di capire un momento particolare, un momento di tutto l'ambiente particolare. Lei è un allenatore, sicuramente aveva bisogno di presentazione, se ha accettato, era e sono convinto che è ancora convinto che Catania possa centrare gli obiettivi che si era posto alla vigilia di questo campionato. Io potrei dire noi siamo a Catania, vinceremo il campionato, siamo i più bravi, i più forti, ma che una persona intelligente deve dire quello che veramente è in questo momento. Sì, è evidente una pesante, cioè, lo sappiamo. Non sono venuto a Catania per lavorare, per lo stipendio, sono venuto a Catania perché ha una storia, è una città calda, una città dove vive la passione,
per questi propri giocatori che fino all'anno scorso erano proprio Beniamini, posso davvero un po' di delusione. Sicuramente nella vita a me nessuno mi ha regalato niente. Con i pro e contro che ci possono essere nelle sfide, da portare avanti, da vivere, da condividere insieme a tutto l'ambiente, però dicendo sempre la verità. Che significa? Chiaro, scusa, che qual è la scusa? Dobbiamo andare a prendere l'aereo, fino a chiaro a chiudere andiamo. No, grazie. Che spiegarsi il passo indietro, questo che. Il passo indietro la parte, se lo spiego un attimo, almeno non c'è nessun equivoci. Un passo indietro per il fatto di non continuare a dire non siamo una squadra di ammazzare il campionato, in questo. L'intelligenza delle persone è quella di dire noi siamo in Catania, dobbiamo raggiungere un obiettivo importante, si può raggiungere con dei risultati istantanei perché siamo una squadra più forte del campionato, a volte però ci si accorge di dei problemi e le persone intelligenti dicono bene, invece di continuare a dire sempre storie stronzate, diciamo qualcosa, la verità, un momento particolare, non c'è mica, non si sminuisce mica l'uomo dicendo viviamo un momento particolare e aspettiamo quando è il momento per poter aiutare questi ragazzi a migliorare le loro prestazioni e per questo momento bisogna stringersi tutto. Questo è quello che chiedere, scusi. Sai cos'è fino chiaro? Il problema è questo, che se siamo qui adesso nella ricerca delle streghe, No, dico, tu come tutti voi stampate, se si è fatto questo mestiere perché ci vedete, no? Quello che vedete in campo e lo fate vostro, al di là del pagello che potete dare ai giocatori, ma quella è una cosa soggettiva. Noi in questo momento facciamo fatica, no? Facciamo fatica per l'esiguo numero dei giocatori, per i troppi infortuni, ma questo non, io sono arrivato 20 giorni fa, non so quanti giorni fa, 20. E non posso dire è questo, è quello, quello, però c'è un dato oggettivo, quando da fuori si vede sembra una squadra che può essere in fatica, può essere in difficoltà, non può essere mica, può essere mentale, può essere qualità, può essere fisica, può essere tattica, può essere tecnica, questo è da vedere, ma non credo che sia, io posso dirti adesso delle cose, però dopo il risultato così la cosa migliore da fare è chiudere un po' tutto, voi scrivere quello che avete visto, però così, pensando a quello che potevo dire io nel momento, dicendo quello che avete visto, giustamente, e noi dall'altra parte dobbiamo fare in modo di tirare fuori il meglio di questi ragazzi, e il meglio non so cosa può essere. Noi abbiamo fatto la partita con domenica scorsa, col Pescara, dove abbiamo vinto una partita sofferta, però vedi che il risultato, però, dopo ti fa vedere altre cose, e invece che delle persone serie, anche in una vittoria devono vedere i problemi, e anche in una sconfitta devono vedere dove è giusto lavorare o dove si è fatto bene. Questo è.